spettacolo è buonissimo. Morti, fuori. Due giornate di profumi, sapori e colori lungo le strade del centro storico. Un weekend di grandi eventi a Pofi con la festa delle tradizioni d'autunno. Stand gastronomici, buon vino, musica ed artisti di strada in un appuntamento da sempre attesissimo. È stato un grande successo questa edizione della festa delle tradizioni d'autunno qui a Pofi, un appuntamento atteso da tanti, non solo chiaramente dalla cittadina di Pofi, ma da tutto il nostro territorio. Si rinnova di anno in anno questa bellissima tradizione, questo bellissimo evento. Quest'anno tanti sono stati i numeri, oltre che per le migliaia di visitatori, anche per la quantità e il numero degli stand che è aumentato. Soprattutto a loro va il grazie più sentito, alle nostre associazioni locali, ai gruppi locali, alle attività economiche che hanno permesso di vivere in questi due giorni all'insegna dell'enogastronomia, dei piatti tipici della tradizione, i vari ospiti, gli artisti che si sono esibiti con la musica tradizionale, anche e l'intrattenimento che c'è stato nel corso di tutti e due i giorni. Ringrazio chiaramente tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione. Un evento organizzato dall'amministrazione comunale di Pofi con il patrocinio della Regione Lazio. Ringraziamo anche la Regione Lazio che attraverso il suo patrocinio ha permesso la realizzazione della festa delle tradizioni d'autunno, e anche qui è importante avere la vicinanza delle istituzioni in momenti come questo, che diventano un veicolo importante per promuovere la bellezza di un territorio. Il turismo non viaggia solamente attraverso quelle che sono le bellezze monumentali, storiche, artistiche, ma anche attraverso eventi che riescono a mettere in mostra e in qualche modo a vendere il brand di un territorio, che passa dai prodotti tipici, che passa dai costumi, dagli usi e soprattutto da quelle che sono le tradizioni, che rappresentano un vero e proprio patrimonio importante per la storia di questo territorio, ma soprattutto per la storia della società. Un'edizione all'insegna delle antiche che tradizioni, non sono però mancate le novità. Abbiamo predisposto un nuovo percorso per questa nuova edizione, abbiamo avuto oltre 2000 visite nel nostro borgo, ovviamente sponsorizzando al massimo tutte le caratteristiche e tutte le tradizioni della nostra cittadina. 21 stand che hanno partecipato attivamente a questa attività, a questo evento che sicuramente ha una risonanza in tutta la provincia e lo avrà nel futuro. Tanti i turisti e i visitatori, la festa delle tradizioni d'autunno si conferma inoltre un appuntamento imperdibile per i tanti cittadini di Pofi che vivono all'estero. Per questo evento abbiamo anche la partecipazione di tanti turisti anche dall'estero e di emigranti, soprattutto dal Canada, come il signor Tommaso Bresciani, che attivamente dal 2017 propone per le scuole attività che vanno a rendersi utili per la collettività. Vivo a Vancouver, Canada, e sono partito da questo paese, Pofi, nel 1964, però ritorno una, due volte all'anno quando vengo in Italia per affari. C'è sempre una visita al paesello, e sono particolarmente attaccato al mio paese, che ho istituito un premio, borsa di studio per i ragazzi della terza media tutti gli anni. Abbiamo iniziato nel 2017 e tutti gli anni continua. È emozionante ritornare 3-4 volte ogni anno nel mio paese, mi riporta indietro di molti anni, quando correvo e giocavo nei vicoli di Pofi. È rimasto prima la malinconia tant'anni fa, adesso invece è tornare a godersi il paese dopo una lunga avventura nelle Americhe come imprenditore. Mi dispiace constatare che purtroppo l'Italia è cambiata negli anni. Devo dire che la mia esperienza personale è per i centinaia e migliaia di ragazzi che si laureano in Italia e poi vengono in Canada, in America, in Australia a cercare fortuna. Una volta l'immigrazione era l'immigrazione delle mani, del lavoro, oggi invece è l'immigrazione dei laureati,
purtroppo l'Italia paga per l'educazione di questi giovani, però poi portano la loro intelligenza, la loro abilità all'estero. Se uno dà la possibilità a tutte le persone di rimanere a casa loro oppure di andare da un'altra parte dei mondi sconosciuti, tutti preferirebbero rimanere a casa loro. Io questo mi auguro, mi dà una sensazione, vorrei anche per questo che do delle borse di studio in Italia e incoraggiare i ragazzi a stare in Italia, cioè combattere per il proprio paese.